Molto spesso, soprattutto in questi ultimi tempi, e in relazione ai tanti tragici avvenimenti accaduti, si è parlato da più parti di strategia di intelligence. Questo termine ricorre spesso anche nel campo della ricerca ufologica, a volte in connessione con alcuni episodi di cover-up. Ma cosa si intende esattamente per intelligence? Quali sono le tecniche adottate? E come influenzano senza che lo sappiamo il nostro quotidiano. Iniziamo subito con lo specificare che il termine intelligence mutuato dall'inglese racchiude l'intero sistema di informazione militare e civile. Si tratta quindi dei processi di raccolta e analisi di dati e notizie che risulteranno utili alle decisioni e alle azioni da intraprendere in campo militare oppure all'interno di uno Stato per la sicurezza nazionale. Ma queste stesse informazioni possono ovviamente essere utili anche ad altri scopi, alcuni dei quali direttamente connessi con il nostro quotidiano. Come avviene l'acquisizione dei dati cosiddetti sensibili? Si inizia con l'individuare la priorità delle informazioni da acquisire, quindi si passa alla loro raccolta, alla loro elaborazione, alla valutazione dell'affidabilità, per finire poi con la divulgazione. Come avrete già capito, quest'ultima fase rappresenta uno dei problemi più noti a tutti coloro che si occupano di disinformazione e teorie cospirative. Chi decide quale sia il livello di necessità rispetto a un'informazione da diffondere? Prima di proseguire, è comunque necessaria una rapida spiegazione dello scenario generale. Per quanto il termine intelligence possa evocare fantastiche avventure e spericolate situazioni molto simili a quelle descritte in molti action movie, in realtà questo tipo di lavoro richiede una infinita pazienza. Si tratta in poche parole di spionaggio e controspionaggio immagini altrettanto evocative. Si tratta della pratica di ottenere segreti da rivali, concorrenti o nemici, al fine di guadagnare vantaggi militari, politici o economici. Questo presuppone che ogni Stato abbia un proprio servizio di intelligence, piccolo o grande che sia, un servizio ritenuto un elemento fondamentale per la sopravvivenza di una civiltà. Di questo ne erano già convinti i Sumeri, i quali nel 4000 a.C. usavano con grande competenza un vero e proprio servizio di raccolta di informazioni in merito a quanto accadeva in ognuna delle loro città. Lo stesso facevano gli antichi egizi, soprattutto in ambito militare. Non erano da meno gli Assiri, i Persiani, i Greci, i Romani. Ma forse le operazioni di intelligence che hanno più colpito l'immaginazione popolare sono quelle condotte anticamente in Cina e in Giappone, delle quali si trovano resoconti nelle opere scritte da Sun Tzu, che illustrano tutti i metodi relativi alla sovversione e all'inganno. Quali sono invece le tecniche moderne? Si passa dall'azione diretta alle intercettazioni dalle operazioni svolte sotto copertura all'uso di apparati elettronici, dall'accesso alle banche dati alle famose operazioni sotto falsa bandiera. Tutte queste tecniche sembrerebbero riguardare un mondo apparentemente lontano da noi, eppure molto spesso, senza che ce ne accorgiamo, è facile ritrovarle proprio nel nostro quotidiano, a volte come vere e proprie operazioni sotterranee. Di influenzare e dirigere il nostro quotidiano, i pensieri, le opinioni. Avete mai sentito il termine Tempest? Probabilmente il nome non vi dice nulla, eppure almeno una volta nella vostra vita lo avrete incontrato. Molti di voi infatti avranno sentito parlare delle varie campagne pubblicitarie contro l'eccessiva emissione di onde elettromagnetiche da parte delle apparecchiature elettroniche. Ma forse non siete a conoscenza del fatto che dietro queste continue raccomandazioni si nasconde anche il bisogno di arginare un fenomeno molto usato negli ambienti dello spionaggio internazionale. Esiste infatti una tecnica di intelligence usata allo scopo di intercettare le informazioni attraverso le analisi delle onde elettromagnetiche emesse dagli apparati elettronici. Un qualsiasi computer e di conseguenza un qualsiasi monitor adesso collegato o qualsiasi periferica, sono sottoposti a una perdita di emanazioni che possono essere intercettate dall'esterno con speciali apparecchiature e riproposte integralmente su un altro monitor. In tal modo qualunque testo venga digitato, qualunque password o codice cifrato, sarà quasi istantaneamente letto. Anche da chi si è preposto di spiare i vostri movimenti informatici. La CIA non lo ha mai ammesso, eppure esiste già dal lontano 1967 uno studio teso ad arginare il problema della perdita di emanazioni elettromagnetiche, così come esiste, ma anche questo non è mai stato ammesso, un software in dotazione ai reparti militari in grado di intercettarle. Questo programma. E tempest ed è entrato a far parte della produzione di alcune ditte produttrici di materiale per la sicurezza personale. Oltre che essere scaricabile da internet, sia pure in versione molto ridotta esiste infine un metodo per certi versi molto affascinante che deriva addirittura da un antico libro edito intorno al 1500 e che nella sua versione più recente. Usa i pixel di una qualsiasi immagine ad alta risoluzione. Avrete già colto il riferimento alla crittografia, ovvero all'abilità di nascondere dei messaggi di alto contenuto strategico agli occhi del nemico. Questa tecnica si basa principalmente sull'utilizzo separato o congiunto di due operazioni fondamentali, la trasposizione e la sostituzione. Partendo da un testo in chiaro che risulterà in seguito essere invece un testo cifrato. Altro metodo probabilmente poco conosciuto è quello della steganografia, metodo che nasce dal volume intitolato appunto Steganografia, scritto dall'abate Tritemio intorno al 1500 ma pubblicato per la prima volta nel 1606 a Francoforte. Lo scopo era quello di insegnare un modo per comunicare, celando in un testo a prima vista normale e quasi insignificante, un secondo messaggio ben più importante ed occulto. Ovviamente la steganografia usata nelle tecniche di intelligence è molto diversa da quella che Tritemio affidò alle pagine del suo libro, assume infatti il nome di steganografia digitale. E si tratta di un vero e proprio algoritmo digitale. In pratica, al posto di una riga composta da lettere e numeri, apparentemente senza senso, ma che nascondono un messaggio da decifrare attraverso l'applicazione del codice originale o di uno strumento adatto allo scopo, avremo una frase di apparente senso compiuto, contenente però lettere o numeri, che opportunamente estratti formeranno un ben diverso messaggio. Questa particolare tecnica è applicabile anche alle immagini. In questo caso assume il nome di LSB, List Significant Bit, e si basa su una teoria in base alla quale una immagine digitale ad alta definizione non cambia anche se vengono modificati i colori in maniera impercettibile. A prima vista, Sembra un concetto abbastanza complicato, ma è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Ogni pixel di un'immagine è rappresentato da un colore differente. Per appurarlo basterà fare una semplice prova su un computer. Aprite un qualunque programma di grafica che preveda lo zoom immagine. Aprite una qualsiasi immagine, purché sia d'altissima definizione. Provate adesso ad ingrandire sempre di più. Ad un certo punto vi troverete davanti agli occhi migliaia di piccoli quadrati, i pixel dell'immagine. Prestate particolare attenzione a ogni quadrato e vi accorgerete che ognuno ha una sfumatura diversa rispetto all'altro. Per camuffare un messaggio dentro una immagine basta quindi lavorare sui pixel meno significativi, alterandone il colore. La tecnica di intelligence si occupa appunto di questo problema. Da un lato studia possibili algoritmi che consentano l'invio sempre più sicuro di messaggi all'interno di normali immagini. Dall'altro sviluppa particolari algoritmi in grado di svelare questo tipo di manipolazioni. Se queste tecniche passano tranquillamente attraverso i nostri PC, i cellulari e molto altro Cosa starà accadendo proprio in questo momento?